Quanto è importante il verde sul nostro luogo di lavoro? Lo vedremo subito dopo la sigla. Creare nelle nostre imprese un ambiente gradevole e ospitale è ormai essenziale sotto molti punti di vista. Un'impresa di successo deve avere un brand che sia all'altezza dei prodotti e dei servizi che offre. E l'immagine dell'azienda viene veicolata prima di tutto dalla qualità dei propri uffici e dei propri stabilimenti. Edifici obsoleti e impersonali non possono trasmettere l'immagine di un'azienda innovativa, socialmente responsabile e protesa verso il futuro. Non ci si può però limitare all'allestimento di un giardino all'ingresso dell'azienda o di una reception elegante. Chiunque veda nelle persone la maggiore risorsa aziendale e voglia quindi attrarre una forza lavoro qualificata, non può offrire un luogo di lavoro tetro e grigio. Persone brillanti e positive non possono lavorare in luoghi adatti alla produzione di massa del XX secolo. Stanze poco illuminate e cubicoli claustrofobici generano alienazione e spersonalizzazione. Questo compromette seriamente la produttività e la creatività dei singoli. È quindi importante creare ambienti luminosi, con piante e elementi naturali in cui le persone non si sentano oppresse. È scientificamente provato che essere circondati da piante e dedicarsi alla loro cura, anche con poche nozioni, ha dei benefici notevoli sia sull'umore sia sulla salute. Per questo, spazi verdi sono ormai inclusi di diritto in luoghi dove il benessere delle persone deve essere maggiormente tutelato, come ad esempio in casi di cura o ospedali. La presenza delle piante intorno a noi non solo contribuisce a purificare l'aria che respiriamo, ma aiuta a ridurre lo stress e a migliorare l'interazione con i colleghi. Il verde ornamentale deve quindi entrare nelle nostre aziende. Fare delle piante e del verde una parte integrante dell'ambiente lavorativo è un elemento fondamentale per migliorare sia l'immagine dell'impresa, sia la produttività e il benessere delle persone che vi lavorano.